Che barba, che noia, che noia, che barba. Ma quante volte te lo devo dire che una casa è venduta quando c'è una proposta con un'accettazione come minimo, poi un compromesso e un atto notarile. Fin quando non ci sono queste cose, la casa non è venduta. Vogliamo parlare di quando ci sono delle proposte con la condizione sospensiva per il mutuo? Ma volete proprio provocarmi? Oggi, giornata di festa, ero nella casa di campagna. Sì, quella casa a Montessori dove vado a sfogare le mie ire lavorative, dove ho l'orto che mi scarica tanto. Mi viene a trovare Benedetto, un mio caro amico che l'estate scorsa mi dice che aveva una casa da vendere. Vado a vedere questa casa e gliela valuto 45.000 euro. Però questa casa era in vendita già da più di un anno presso un'agenzia immobiliare del posto, una zona periferica di Genova, precisamente Campo Morrone, e questa casa da tempo appunto non veniva venduta. Oggi lo vedo e mi dice: Fabio, guarda, finalmente sembra che abbiamo una trattativa che stiamo per concludere la vendita con l'agenzia che l'ha trattata già da più di 2 anni. Ah, bene, ma quanto l'hai venduta? 55.000 euro. Cazzo, scusate. Non mi ricordavo, vado sul mio Google Calendar dove mi scrivo tutto, mi vado a vedere e dico: cavolo, Benedetto, te l'ha venduta bene, io te l'avevo valutata 45.000 euro. E in effetti, in quel momento lì, un po' io rimugino nella mia testa e dico: boh, probabilmente io perdo tante case da vendere proprio perché mi tengo troppo realisticamente sul valore di mercato, ma a volte le case vengono comprate emotivamente e pagate di più di quello che è il vero valore di mercato. Ma andiamo avanti. Mi dice: ah sì, guarda, però c'è qualche problema perché adesso mi ha chiesto una proroga oltre giugno. Io ho detto: vabbè, Benedetto, ormai la casa l'avrei venduta, siamo ormai alla fine di giugno, abbia ancora un po' di pazienza. Ma no, Fabio, non è così, perché in effetti la proposta di acquisto è stata presa ormai da 3 mesi e adesso mi chiede una proroga per aspettare ancora che gli concedano il mutuo. Come, scusa, aspetta, non l'hai venduta allora? Hai preso una proposta di acquisto? Eh sì, Fabio, una proposta di acquisto, ma con la condizione sospensiva. Ma scusa, ma questa agenzia qua, in questi 3-4 mesi, che cosa ha fatto? Eh no, non ha fatto niente, perché c'era questa proposta in corso, quindi ha bloccato tutte le vendite. Non che prima venissero tante persone, ma in effetti da quel momento lì ha fermato tutto perché io ho firmato una proposta di acquisto dove mi impegnavo ad aspettare 2 mesi che questa proposta riuscisse ad avere l'erogazione del mutuo, che poi da 2 mesi siamo arrivati alla fine di giugno, che adesso che siamo quasi alla fine di giugno mi chiede una ulteriore proroga. No, aspetta, aspetta un attimo, Benedetto. Allora, no, non si fa così. Te l'avevo detto. Ti ricordi che fra tutte le mie stranezze, ti ricordi che ti avevo detto che avrei chiesto le provvigioni soltanto a te? Ti ricordi che ti avrei detto che nel caso in cui fosse arrivata una proposta di acquisto con la clausola sospensiva, te l'avrei sottoposta, ma te l'avrei anche detto che durante questo periodo di aspettativa noi ci saremmo fatti un po', scusami, i cavoli nostri e avremmo visto se ci fosse stato qualcun altro che si fosse fatto avanti per comprare la casa, magari anche un prezzo più basso, non dico 55, 50, 52, ma se uno arriva e pochi maledetti subito e te li paga, preferisci aspettare una clausola sospensiva che poi magari non si concretizza? O venderla in tempi brevi, pochi maledetti e subito? Eh sì, Fabio, in effetti hai ragione. Ecco, allora, ritorniamo al dunque. Le proposte di acquisto con la clausola sospensiva, se stanno in piedi, si possono tenere in considerazione. E comunque, serie o non serie che siano, un po' per uno in braccio alla mamma, tu fai la proposta, il proprietario te l'accetta, ma caro acquirente, se non sei in grado di avere un mutuo, se non sei in grado di essere certo di averlo, se la banca non te l'ha potuto assicurare, il proprietario con me procediamo. Ti auguriamo di fare presto, di anticipare con la delibera di mutuo, perché non possiamo stare 3 mesi ad aspettare i tuoi comodi. Parentesi, non dimenticandosi che se tu mi chiami e mi dici che non ti hanno dato il mutuo, ma in effetti hai visto la casa nel palazzo di fronte, che ti piace di più, mi racconti la balla della mancata erogazione del mutuo, io me la devo bere e portare a casa. Noi siamo stati 3-4 mesi fermi dietro ai tuoi comodi. No, non funziona così. Come
con la propria immobiliare, se vuoi fare la proposta la fai, ma rimani aperta e tanti auguri per la tua erogazione del mutuo. Ciao ciao bambina. Che vita stagnante, che stagnante vita. Mai che in questa casa arrivi qualcuno. Perché è arrivato qualcuno oggi? Ma io sono stufa, io non ne posso più, io sono stufa. Che noia, che barba, che noia, che barba, che barba, che noia, che noia, che barba. Buonanotte.